A tutti noi è capitato che ci svegliamo la mattina e diciamo queste parole: oggi non ho proprio voglia di fare un cazzo di niente. Tutti è capitato, a tutti. Il problema è quando ti capita 2, 3, 4, 5, 6 giorni in fila, un mese, un anno, che ti svegli sempre con questo mood, cioè non vuoi fare un cazzo. E lì diventa dura. Allora ho preparato 5 trucchetti che possono essere molto utili per farci venire voglia poi di fare qualcosa. E li vediamo nel video di oggi. Prima di vedere questi trucchetti, io mi presento, sono Silvio Luppi, sono un trader professionista, autore e formatore nel mondo degli investimenti. In questo canale, oltre che di investimenti finanziari, parliamo anche di finanza personale e crescita personale. Quindi se siete interessati, vi invito a iscrivervi al canale proprio qui sotto. Quindi, come facciamo a farci venire voglia di fare qualcosa? Quali sono questi trucchetti? Vediamo subito il primo. Il primo trucco è la pressione sociale. Volevo solo augurarvi buona fortuna, contiamo tutti su di voi. Cosa voglio dire? Bisogna che quando tu vuoi fare qualcosa, hai un obiettivo, vuoi raggiungere qualcosa, bisogna che ne parli con i tuoi amici, ne parli con i tuoi familiari. Questo creerà intorno a te una sorta di pressione sociale. Io ho utilizzato anche un po' inconsapevolmente questo trucco quando ho scritto il mio primo libro. Ho iniziato a dire ai miei amici: ma sì, scrivo un libro sul trading. Poi in realtà non l'avevo ancora scritto, però iniziavo a dire che lo scrivevo. A un certo punto i miei amici: allora l'hai scritto sto libro? L'hai scritto sto libro? Sei un parolaio, non scrivi niente. E di che? Alla fine ho scritto. Capito? Perché ho creato intorno a me una pressione sociale. Questa qui è una strategia che funziona moltissimo, perché quando pensiamo: ah, ho voglia di fare questo, poi dopo però ce lo teniamo per noi e non lo diciamo a nessuno. Quindi poi se non lo facciamo non dobbiamo mica rendere conto a nessuno. Invece se lo iniziamo a dire alle persone intorno a noi, si forma questa pressione sociale che a un certo punto diciamo: ascolta, ormai l'ho detto a quello, l'ho detto a quell'altro, adesso gli faccio vedere che lo faccio davvero. E poi lo fai. Quindi questo è un ottimo trucco che ci fa fare qualcosina, anzi a volte ci permette anche di raggiungere dei risultati anche importanti. Secondo trucco, e questo è abbastanza interessante, è quello di fregare il nostro cervello. Ovvero, quando iniziamo a dire a noi stessi: non ho voglia di fare un cazzo, non vorrei fare un cazzo, non vorrei fare un cazzo, cosa succede? Succede che alla fine poi non fai niente, capito? Perché inizi a dirti e a ripeterti che non vuoi fare niente e alla fine effettivamente non fai niente, perché il tuo cervello sente quello che dici e poi dopo se lo mette in testa, possiamo dire così. Se invece tu inizi effettivamente a fare, o tu dici: ah, devo farlo, già cambia, e quindi inizi un po' a fregare il cervello e inizi a fare, così ti inizia a venire un po' di voglia di fare. Questo è molto interessante, il nostro cervello funziona così, è come con la risata. Possiamo fare questo esempio: se vedi uno ridere, dopo un po' ti metti a ridere. Non è che c'è qualche motivo, non sai neanche perché ride, però se vedi uno ridere un po' sorridi, capito? Stessa cosa, iniziare a dire: devo fare. E allora pian piano ti passa la voglia di non fare niente. Questo è un trucchetto che vai a fregare il tuo cervello iniziando a fare. Quindi tu inizi a fare, poi il cervello gli viene voglia di fare perché stai facendo e ti concentri su quello che fai. Quindi è una buona strategia. La terza strategia per farci venire voglia di fare è utilizzare il biohacking, ovvero andare a cercare di riprogrammare il nostro corpo e la nostra mente tramite alcune tecniche. Adesso alcune tecniche me le sono segnate qua di fianco, sono interessanti. Una può essere, ad esempio, non c'è bisogno di usarle tutte, ognuno poi dopo usa quella che gli piace di più, per utilizzare al meglio il nostro corpo e la nostra mente. Questo serve il biohacking. Una strategia è quella della respirazione, ovvero si sta nel inspirare dal naso ed espirare dalla bocca 25-30 volte, ma mentre si fa questo bisogna tenere il respiro per 10-15 secondi. Questo qui è una tecnica di biohacking che serve per rilassare il corpo e poi dopo stimolarlo a fare qualcosa. Altre tecniche di biohacking sono, ad esempio, fare la doccia fredda. È una cosa che non farei mai perché a me la doccia fredda fa schifo, ma insomma chi vuole la usa. È una tecnica di biohacking anche questa. Oppure fare allenamento fisico, anche solo una passeggiata del movimento, piuttosto che star sul divano lì così a dire: oh, non faccio niente, Ti prendi su, fai una passeggiata senza bisogno di spaccarti di palestra.
però è già sufficiente per attivare il corpo, attivare la mente e farti venire voglia di fare. Quindi ce ne esistono tantissime di strategie di biohacking, ognuno poi troverà la migliore per sé. Quarta strategia per farsi venire voglia di fare è fissare obiettivi giornalieri. Solitamente quando uno inizia a definire i suoi obiettivi, che siano obiettivi lavorativi, di vita, quello che volete, ha sempre un obiettivo grande da raggiungere, però non si dà obiettivi giornalieri, quindi magari il primo giorno parte carico, il secondo parte carico, il terzo parte carico, poi dopo vede che non lo raggiunge quell'obiettivo là e ci dà mucchio. Non si fa così, bisogna avere obiettivi giornalieri da provare a raggiungere giorno per giorno. Faccio un esempio, immaginiamo che uno vuole aprire il proprio negozio online. Primo giorno che inizio, bene, almeno oggi devo decidere su cosa vendere nel mio negozio online. Poi il secondo giorno devo almeno aver fatto il logo, aver fatto un po' il sito. Il terzo giorno devo aver finito il sito, il quarto giorno devo aver iniziato a fare pubblicità. Insomma, però darsi degli obiettivi da raggiungere giornalmente. In questo modo proviamo dei livelli di soddisfazione, no? Alla fine della giornata e il giorno dopo siamo più motivati a lavorare, siamo più motivati a rifare e non ci viene voglia di stare lì sul divano a non fare un bel niente. Quinto e ultimo trucco per farsi venire voglia di fare è la visualizzazione. Cioè, quando sei lì sul divano a non fare niente, che penso che oggi proprio non faccio un cazzo, beh, niente, allora inizi a pensare un po' dove sei, dove ti trovi, ma dove vorresti essere. Allora, sicuramente ovunque tu voglia essere, che sia da un punto di vista relazionale, da un punto di vista finanziario, da un punto di vista lavorativo, stare lì sul divano col cellulare in mano non ti aiuta. Non è quello che ti porterà a raggiungere quell'obiettivo lì. Quindi iniziare a visualizzare dove sei e dove vorresti arrivare. E questo dovrebbe iniziare a stimolare nella tua mente il fatto di dire: ok, io qui sul divano ci voglio più stare perché non riesco ad arrivare dove vorrei. Allora, stimolando, vedendo magari anche delle immagini di quello che vuoi raggiungere, no? Degli obiettivi che ti sei fissato, ti aiuta pian piano a stimolare il cervello e iniziare a fare. Facciamo finta che tu voglia andare a vivere su un'isola, chissà dove, e goderti la spiaggia. Beh, niente, te la guardi tutti i giorni quell'isola con la spiaggia. Tu stai tranquillo che se stai sul divano a guardare la TV, l'isola sulla spiaggia non ci arrivi mai. Se invece però inizi a visualizzarla tutti i giorni, inizi a dire ci voglio arrivare, stimoli il cervello a fare. Perché anche l'ultimo degli scemi ci arriva, che star lì seduto sicuramente all'isola non ti ci porta. Queste sono 5 strategie, a mio parere molto valide, che ho trovato e che ho pensato che possono aiutarci a migliorare la nostra produttività, cioè ci fanno venire voglia di fare, non ci fanno stare lì a non fare niente, a bruciare delle giornate e del tempo. Fatemi sapere voi nei commenti se ci sono altre strategie, se queste vi piacciono, se il video vi è stato utile. Come sempre vi invito a lasciare un bel like di supporto al video. Io vi ringrazio per la visualizzazione e noi ci vediamo nei prossimi video, sempre qui sul canale.